Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale, sono David, sono qua oggi dopo un mese che non faccio video perché ho avuto problemi a casa, non sto qua a spiegarvi perché sono cose private e sinceramente non avevo il tempo né di fare video né di stare molto su Facebook a parlare un po' con voi, diciamo, e di questo me ne dispiace anche perché avevo messo a caricare due video, di cui erano due video di MV3, modalità sopravvivenza, una in single player e l'altra in modalità cooperativa con un altro ragazzo che anche lui fa lo youtuber. Solo che non so il perché, ma non si sono uppati. Adesso con più calma riproverò, anche perché quello in cooperativa dura più di 2 ore, quindi uno l'ho fatto integrale e l'altro ho ritagliato solo le parti più belle. Quello con l'integrale ci ho messo addirittura quasi un giorno in più, perché un giorno in più di upload, perché va bene, avendola 20 mega, ma più di un mega di upload FastWeb non ti fornisce, e quindi ci ho messo lì circa un giorno e 15 ore, comunque tantissimo, perché comunque anche con un mega si fa veramente poco. E niente, spero di recuperare in questo periodo. Ho risolto i miei problemi. Cercheremo di tornare attivi su Facebook, sulla pagina, sul canale, a fare nuovi video, anche perché ho acquistato Minecraft o Minecraft, come lo volete chiamare, e a me piace tantissimo. Ce l'ho sia su PC che su Xbox One, quindi sicuramente farò qualcosa. Intanto oggi vi faccio vedere un po' come ho iniziato già l'avventura, un po' da solo, un po' adesso con un altro amico che anche lui l'ha acquistato, quindi in cooperativa. Intanto facciamo partire la registrazione. 3, 2, 1, vai. Perfetto. Ok, allora qua siamo allora vediamo se sta registrando. Sì, allora, ok, questa è la farm. Aspettate che qua. Perfetto. Comunque, questo è la farm di grano. Questa qua. Ok, perfetto. Devo ancora finire. Mi è caduto un pezzo di lana. Allora, ho messo questa recinzione bruttissima da vedersi, è vero, secondo me è bruttissima. Però anche perché volevo evitare che i mob mi entrassero in casa a distruggere tutto. Allora, invece qua ho piantato due semi di cocomero che ho trovato sottoterra, sai che ci sono quei, diciamo, chiamiamoli così, mob spawner, dove tu hai due ceste e dentro trovi, che ne so, i dischi, oro, lingotti, ferro e quant'altro. Cioè, ho trovato qualche seme di cocomero e le patate, ecco qua. Qua ci ho messo la zucca, però adesso che mi ricordo ho fatto male, perché tra una zucca e l'altra bisogna lasciare uno spazio. Ok, se vedete full diamond è perché io sono un nerd scavatore, io scavo in continuazione. Quindi niente, adesso spero bravo, di riempire la farm tutta, così in modo da non avere problemi di cibo. Comunque, se vi può interessare, tra una zucca e l'altra lasciate uno spazio, non come ho fatto io che ho sbagliato. Ok, poi cambiamo, perfetto, la casa lasciate perdere perché non l'ho fatta così veloce, non avevo tempo di starci dietro. Comunque ho messo un po' di alberi, un po' qua e là. Il portale del sottomondo, sì, sta malissimo davanti alla casa, ma ve l'ho detto, l'ho fatto proprio alla veloce. Poi, qui c'è l'ingresso, perfetto, con le due pedane a pressione in entrata e in uscita. Questo è il mio distributore, dentro ci sono un po' di diamantini, 43, poi questa, un po' di secchi, un po' di uova, insomma, niente di. Oh, ecco, hanno finito le bistecche, perfetto. Poi qua ho quattro fornaci, una cesta con dentro un po' di casino, un po' di tutto.
anche il mio arco potenziato. Qua ci abbiamo il crafting, altre casse, qua c'è un, diciamo, legna, va, mista, ecco, questo mi serve. Poi sotto c'è un po' di cibo, semi e quant'altro. Qua sotto tengo i ciottoli, perché ho dovuto fare un obiettivo di tenere 1700 ciottoli, eccoli qua. Un po' li ho usati adesso, poi c'è un po' di binari potenziati, lessidiana. Ok, poi qua ci abbiamo la... aspettate che mi viene il nome. Nabbo. Incudine, ecco. Incudine. Poi qua c'è un po' di lingotti, giusto per... Qua sotto sto facendo la stanza incantamento con tante librerie. Più librerie metterete e più forte sarà l'incantesimo. Quindi adesso io piano piano dovrò riempire tutta questa stanza. Poi, ripeto, tutto da finire, adesso sto solo ritoccando qua. Invece ho fatto questi tre blocchi, ferro, diamante e oro, che poi nel prossimo video vi spiegherò a che cosa serve. Questo è il mio distributore, quando ho bisogno di un diamante, clac, 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 eccolo qua. Tutto facilissimo da fare. Poi, qua dentro c'è tutta la mia lana, come vedete. C'è la lana di 16 colori per sbloccare l'obiettivo, quindi vi serviranno tutte queste, la farina rossa, lapislazzolo e tutte queste cose qua, lo zucchero, poi c'è il verde cactus che lo dovete cucinare, la tintura rosa, comunque è molto più semplice perché qua, che non si aspettate, allora, tipo andate qua, vedi decorazioni, e vi dice come ottenere e fare i colori, quindi pintura rosa, ti serve la rosa più la farina rossa, e con questo praticamente avete tutti i colori che vi servono. Qua vedete lana nera, lana rossa e così via. Poi cosa c'è? Ah, ok, già che ne approfitto, questa è la mia farm. Mamma mia, che casino, questa è la mia farm. Un po' di mucche, un po' di pecore. Adesso dovrò buttare dentro qualche maiale, giusto per... Perfetto. Invece c'è l'altra stanza del mio compagno, però come vedete non è che abbiamo fatto granché, anche lui ha un po' di cose qua, armature, lingotti e quant'altro. Qualche armatura, diciamo che lui gioca un po' meno di me, però... Allora, ho ricoperto il tetto con i ciottoli perché, allora, vedete, questi alberi aiutano tantissimo. Allora, perfetto. Perché la prima volta che l'ho fatto tutto in legno e praticamente mi ha preso fuoco. Mentre pioveva, ho tirato giù il fulmine e si è bruciato tutto il tetto. Non tutto, però una maggior parte. Comunque, adesso che casi poi adesso, allora, qui volevo mettere, il cartello, perfetto, qui mettiamo. Questo è grano. Dove? Non vedo, aspettate. Non c'è, eccolo qua. Grano. Fatto. Qui. Cocomero. Poi dovremmo crearne altri, perfetto, poi il grano cocomero e poi questo per le patate. Allora fate così, ecco, vedete,
specie ne avete raccolto 35 in totale, però un po' di fame me la mangio subito così. Ieri la potevo mangiare subito qui e subito mi capisce qualche patate. Comunque andiamo avanti così, tenete premuto, vedete che lui pianta in automatico, oltre a questo qua. Perfetto, ok. Se non me le mangiavo saremmo arrivati in fondo. Ecco che il cocomero sta crescendo. Perfetto, allora vediamo se riusciamo. Vedete. Lasciate uno spazio. Perfetto. Quindi adesso fai cresciuta. Qua la piantiamo, qua è. Poi la piantiamo qua, spazio vuoto, poi la piantiamo, spazio vuoto, qua pianti, spazio vuoto, pianti, spazio vuoto, pianti, così via. Vabbè, qua adesso ne ho lasciato di più, però se lo tolgo non va mica bene. Il grano è già pronto, cosa più volevo far vedere? Vabbè. Questo è il mio golem dentro casa. Praticamente il golem si fa con tre blocchi di ferro e praticamente uno, due, no aspettate, no non due, cazzate, questa è cazzata, aspettate. Lo mettete nel crafting, poi andate qua, uno, due, tre, vediamo se era così, uno, riesco a farlo fuori però. Preferisco farlo fuori, allora. Eccolo qua, vedete? Si fa 4 blocchi di ferro. Questo qua vi proteggerà dai mob. Ah, sull'altro io non so perché cacchio è finito in acqua, comunque in teoria non ci dovrebbe andare. Comunque vedete, più ne lasciate meglio, più protetta sarà la vostra casa. Altrimenti potete fare una cosa molto simpatica. Fate crafting. Aspettate, devo pensare che prima devo togliere questo. Eccolo. Ecco qua. Ecco, guardate. Potete mettere, oddio com'è difficile camminare, potete mettere la zucca in testa oppure potete, che ne so, combinare la zucca con la torcia, vi farà la zucca illuminata, vediamo se è così. Allora, aspetta che togliamo questo collo. Vediamo se è così, la torcia dove c'è, forse non vorrei che lo faccia solo su PC, però eccola qua, forse eccola, perfetto, quanto siamo? 12 minuti di video, eccola qua, zucca illuminata, perfetto. Carina, come prima anche da fare punto luce. Eccola i ragnetti. Poi vi volevo far vedere. Aspettate. Allora, andiamo in casa.
prima mettiamo via questi. Per fare l'obiettivo, non è che lo faccio tanto perché... Allora, c'è un obiettivo. Oddio, ora ho tutto questo pezzo di merda. Maledetto. Poi, bastardo. Che cazzo è successo qua? Minchia, hanno visto tutta la piscina, maledetto. Oddio. È buggato tutto. Perché è sparito tutto? Mio Dio. Comunque andiamo a fare un giro a bomba. Oddio, ma si è buggato tutto, perché? Adesso dovremmo tornare indietro, eccolo. Mamma mia, un po'. Dovete fare la sfida di fare, ahia, di percorrere 500 metri dal punto di partenza in un solo senso. Io mi sono divertito tantissimo. Intanto vedete, passi da parte a parte. Sì. No! No, ma merda, mi hai fatto tornare indietro. Ok. Mo li lincio subito, brutti bastardi. Vai redstone, vai, vai. Oh, maledetta porca puttana. Erdaccia. Dai, mettila. Ok. Riusciremo ad andare. Oh, stavo dicendo che vi serve. Oh no, che palle, maledetto ragno. Che vi serve da fare, aspettate, se non mi si spegne il PC, mi serve da fare tutta una cosa del genere per sbloccare questo obiettivo. Una palla, però, da fare. E poi ritornate indietro, tanto per cambiare. Comunque, poi ma cos'è quel lavoro qua? Vai via. Bastardo, tu mi hai sfasciato 20 volte le rotaie. Allora, per fare i binari potenziati vi servono, allora, 6 lingotti d'oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per chi non lo sa e non vorrei mai dopo che mi dite, non lo sappiamo. 6 lingotti d'oro, poi ci vuole una sticella di legno e la redstone. Vai, vai su te, vai. No, devi andare su. Si è andato in acqua, me lo spieghi, deficiente. Comunque, cazzo fa quello, se mi distrugge le piante lo ammazzo. Ma no, dai, dov'è? Che cazzo è successo? Perché è cresciuta lì? Dov'è questo? È lì dietro. Vabbè, cagare, brutto mobile, merda. Vai via. Ok. Perfetto, allora. Io direi che può bastare qua. Intanto, vediamo se riesco a fare l'ultima sfida. Veloce. Allora. Andiamo dentro. Mettiamo via questo.
Ma là sei un pezzo di merda, sei. Ma vai a fai. Inciampa. Perché fanno così le zucche? Non ho più pallida idea. Comunque. Allora oggi le vogliamo far tutte. Niente ragazzi, per oggi diciamo, il video è finito qua. Ci rivediamo poi domani nel prossimo appuntamento. Andremo nel sottomondo e vi farò vedere, intanto salto, vi farò vedere a cosa servono, no, a nulla, non voglio abilitare l'auto sulla carica. Vi farò vedere a cosa servono questi tre blocchi qua, che me ne manca ancora uno, che è quello che posizionerò qua. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, un commento, passate sulla pagina Facebook per chi non l'ha fatto e passate nel link in descrizione dei miei amici, che è anche loro Tech Games, che hanno il loro canale che riguarda un po' tutto il gaming e non in generale. Niente, il video è finito, ci rivediamo nel prossimo appuntamento con Minecraft sempre adesso, poi faremo anche Rise che l'ho appena preso, eccolo qua, Rise. E poi niente, aspettiamo Assassin's Creed Unity e Forza Horizon. GTA 5 ovviamente presi tutti dal capo, bella.